Ciao a tutti e benvenuti a Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi faccio vedere come possiamo realizzare un ovetto dai capelli verdi. Perché capelli verdi? Perché voglio utilizzare del crescione inglese, non so se lo conoscete, ma è una pianta, e voglio mettere nel mio ovetto dei semini di questa pianta in modo tale che poi cresceranno e andranno a realizzare veramente i capelli del mio ovetto personificato. Quindi quello che mi serve ovviamente è un guscio d'uovo che vado un po' a togliere la buccia nella parte superiore fino a riuscire a inserire in modo comodo senza rompere il guscio del cotone che sarà la mia base per dove far crescere i miei semini di crescione. Qui vedete tutto l'occorrente, se viene è veramente carino perché vedrete il mio ovetto con i capelli sparati, i capelli verdi, quindi anche molto alla moda. E mi raccomando, sempre ricordatevi di appoggiare l'ovetto su un... vedete, io qui l'ho appoggiato su uno scotch perché è una cosa abbastanza stabile e che è anche divertente, insomma, colorato. E poi mi serve anche un pennarello per decorarlo. Allora, inizio mettendo appunto il mio cotone dentro all'uovo, ne metto abbastanza fino a riempire l'ovetto perché comunque sapete che deve essere poi bagnato e i semi devono andarci sopra, quindi dato che dobbiamo realizzare i capelli, i semi devono anche venire fuori dal guscio, quindi ne metto fino all'orlo e poi metto un po' d'acqua in modo da inumidire il mio cotone. Ecco, mi raccomando, bagnatelo bene ovviamente, ma non deve neanche fuoriuscire troppo, cioè l'acqua non deve fuoriuscire, altrimenti è troppo eccessivamente bagnato. Vedete, faccio la prova che non scende nessuna goccia, quindi va bene così. Ora posso andare a prendere i miei semi di crescione e ne metto un po'. Posso poi aiutarmi con il dito a spargerli bene sopra il cotone, in modo tale che non si accavallino. Ok, ora ho messo i semini e procedo con il mio pennarello per realizzare il volto. Ok, eccoci qui, il mio ovetto è finito e ovviamente ci vuole un po' di tempo prima che crescano i ramoscelli che andranno a formare i miei capelli, ma lo trovo un'idea carinissima. Nel prossimo video vi farò vedere come è venuto il tutto, in modo tale che potete vedere se la cosa vi piace, se funziona veramente e infatti se ci è riuscito l'esperimento, perché sapete, in queste cose non si sa mai. E ovviamente è sempre un'idea che potete utilizzare per Pasqua. Vedete che ultimamente sto facendo video proprio sulla Pasqua perché è il tema preponderante in questo periodo. Quindi ci vediamo al prossimo video per vedere com'è venuto il tutto. Rimanete con noi per i prossimi aggiornamenti e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti!